bentrovati al Wine Time di oggi. Questa è un'edizione speciale, un'edizione particolare perché è tutta legata alle 96 ore di palio in attesa. Siamo in trepidazione per l'arrivo del 2 luglio 2024 per il palio di Siena e oggi non riconoscerete i nostri consueti studi in via dei Montanini di Canale 3 perché siamo a Sambuca e siamo ospiti del consorzio del Chianti Classico nella sua sede. Siamo insieme con il direttore del consorzio del Chianti Classico, Carlotta Gori, che è stata anche più volte ai nostri microfoni in occasione del Vinitaly, in occasione anche del centenario dei 100 anni del Chianti Classico. Direttore, che anniversario quest'anno! Sembrano 100 anni passati davvero in un soffio, in un battito di d'ali. La motivazione però dei produttori del consorzio, dei produttori del Chianti Classico, sembra essere la stessa di quel maggio 1924, quando per la prima volta si iniziò a parlare di identità territoriale e si iniziò ad individuare il simbolo, quello che sarà stato poi il simbolo, il gallo nero. Quali sono state le tappe storiche che ci hanno portato fino ad oggi? Sì, davvero, insomma, 100 anni intensissimi e forse per questo anche paiono passati rapidamente. E l'intuizione, la visione di quei padri fondatori si è mantenuta nel tempo ed ha contrassegnato tutte le tappe che ha percorso il consorzio. Le lotte per l'affermazione dell'identità territoriale, e questa è stata un po', diciamo, la guida, la linea guida di questi 100 anni, per arrivare poi al riconoscimento della DOC e poi della DOCG del Chianti Classico nell'84, fino a un disciplinare completamente indipendente nel 96 rispetto ai colleghi e cugini del Chianti, ma soprattutto negli ultimi 30 anni una virata importante sulla valorizzazione del prodotto, la scelta della gran selezione, l'invenzione di una nuova tipologia, la scelta ultima delle unità geografiche aggiuntive per parlare sempre più di territorialità, l'affermazione del vitigno autoctono del Sangiovese, senza dimenticare che il Chianti Classico nasce come vino di blend e quindi unito comunque anche ai vitigni che caratterizzano questo territorio, e poi la protezione del paesaggio, perché i nostri viticoltori sempre nel loro operare hanno tenuto in considerazione quanto fosse importante mantenere il valore culturale del paesaggio del Chianti Classico. Oggi questo valore ci ritorna tutto, abbiamo in piedi una candidatura per patrimonio dell'umanità del paesaggio del Chianti Classico, e questa attenzione nella gestione del territorio è stata un grande valore che dobbiamo riconoscere proprio ai viticoltori di questo territorio. Proprio adesso lei stava raccontando quanto gli ultimi 30 anni sono stati davvero cruciali, quindi siamo passati dalla gran selezione alla piramide qualitativa che ha dato davvero una mano, un supporto anche a chi effettivamente non era probabilmente del settore, anche nel cercare di capire che cosa fosse il Chianti Classico, fino ad arrivare alle UGA. C'è stato dietro un grande lavoro di una grande squadra che ha avuto sicuramente bisogno anche del supporto dei produttori. Sì, diciamo che siamo riusciti a fare questo perché è stato un gruppo, quello dei produttori, dei 500 produttori, molto unito, che nei momenti delle scelte topiche, delle scelte importanti, delle scelte di svolta, hanno saputo dare risposte univoche. Il progetto delle unità geografiche aggiuntive è stato approvato con il voto favorevole del 96% della base sociale. Se lo raccontiamo agli amici di tanti altri consorzi, sono maggioranze che difficilmente si riscontrano laddove c'è una dialettica. Ecco, aver portato tutti i viticoltori a comprendere il valore di tutte le scelte che sono state fatte, penso che questo, insomma, sia un grande merito dei presidenti che si sono succeduti in questi 100 anni, che hanno lanciato sempre dei messaggi di forte coesione. Il motto "Uniti si vince", poi alla fine, che parte anche da fuori di noi, però è stato incarnato in questo territorio, e la capacità anche di mediare, perché poi un consorzio è fatto di attività di mediazione. Non siamo tutti d'accordo sempre e subito, però poi ci arriviamo a trovare la sintesi, questo è importante. Allora, nella prossima pillola del Wine Time invece faremo un focus sui produttori, che sono poi una parte importantissima del lavoro di tutti i giorni, e ci vediamo alla prossima. Grazie.